Ciao popolo Lega Nerd, benvenuto e bentornato su Binge Stream, la nostra rubrica del martedì e del giovedì dove parliamo di film, serie TV, docuserie, documentari, tutto quello che passa per le nostre piattaforme on demand e non solo. E come vi avevo anticipato martedì scorso, oggi parliamo di una delle docuserie, uno dei prodotti più chiacchierati di questo 2021. Il 2021 non ha neanche il tempo di cominciare, che oltre a tutte le situazioni devastanti delle ultime ore, diciamo che non abbiamo proprio cominciato bene, c'è una un documentario che insomma è balzato immediatamente agli occhi di tutti quanti, soprattutto perché racconta di una comunità ancora esistente, ancora incredibilmente importante, e di un uomo attorno a questa comunità, appunto Vincenzo Muccioli. Vi sto parlando di Sampa. E visto che, facciamo un po' di ironia prima di diventare seri, il Romagna Cinematic Netflix Universe sta andando ancora avanti, è giusto che io questa live non la faccia da sola, ma la faccio in compagnia del nostro romagnolo doc di fiducia, ovvero Anto. Ciao Anto. Ciao a tutti, ciao a tutti. Buongiorno. Vedi, è incredibile questa roba, è Hai pazzesca questa visto? roba. Tra l'altro, neanche semplicemente serie ambientate in Romagna, ma serie di matti che creano, come dire, Serie di nazioni. romagnoli. La prossima è su Sì, San sì. Marino. La prossima la fanno su San Marino. Dopo l'Isola Sicuro, delle Rose, sicuro. San Patrignano, San Marino, poi dopo vediamo cos'altro Incredibile. Comunque abbiamo capito salta che a fuori. Netflix gli sta un sacco. Evidentemente c'è qualche dirigente di Netflix che avrà origine romagnole. Io non me la spiego in altro modo. Non Cioè, so. per forza. Se Oppure in guarda che Romagna ci arriverà, sono delle belle storie, dai. secondo me arriva la puntata dedicata su Chef Table, sulla differenza fra cappelletti e tortellini. Fidati che arriva. Sarebbe anche ora. San Patrignano, questo è interessante. Bravo Piero, che con la sua battuta in realtà è molto vera, perché parliamo poi pure dell'opening che effettivamente ricorda un po' Pochino, Narcos, un pochino. pochino Narcos, Un un pochino. leggero riferimento, si sono messi il cappello della produzione americana, così. Esatto. Però ci sta, ci sta. Probabilmente fra poco ci raggiunge in corsa anche Valentina, che si è completamente infognata su San Patrignano e arriverà pure un suo pezzo. Allora, io poi vi parlo ovviamente di quello che ha lasciato a me questa serie, che comunque è molto molto bella questa docuserie. Prima ne parlavamo, è un po' particolare il fatto che ti ritrovi messo nell'angolo, è questa sensazione dove da una parte, però che cose giuste e fighissime, dall'altra, cazzo no, ma sei pazzo, ma di cosa stiamo parlando? Ed è stato fatto veramente in maniera assurda. Bravissimo Gianluca Neri, ideatore della serie, che poi insomma ha scritto, in realtà la serie è stata scritta letteralmente a sei mani, perché insieme a Neri c'è anche Carlo Gabardini, che io non sapevo fosse anche un autore. Questa cosa, devo dire, fa un po' sorridere. E Olmo di Camera Caffè. Ah, ma dai, Lui non è sapevo Olmo di neanche. Camera... Perché ho Ah, lui visto è il nome... Olmo. Lui Ah, ok. è Olmo di Camera Caffè, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa. Invece è molto bravo lui, anche Paolo Bernardelli, ovviamente la regista Cosima Spender. Anto, tu conoscevi molto di più questa roba, perché io ammetto Sì. che San Patrignano l'avevo sentito nominare unicamente perché, essendo insomma super fan di Andrea De Logu e insomma ci conosciamo, leggendo la sua biografia, Ah, però hai letto il suo libro? il suo primo libro, che parla di gran parte della sua infanzia e insomma della sua crescita, il fatto di avere comunque un papà ex tossicodipendente e di essere cresciuta in quel tipo di comunità. È vero che effettivamente, però, nell'arco della mia vita reale non avevo mai, mea culpa, mai sentito parlare di Muccioli o di Io San ne avevo sentito, Patrignano. io chiaramente ne avevo sentito parlare Esatto. moltissimo, devo dire moltissimo, soprattutto quando ero più piccolo, fino ai 15-20 anni, quindi fino a 20 anni fa, 20, fino a 20-25-30 anni fa. Devo dire che negli ultimi 20-25 anni non se ne è parlato zero assoluto, proprio silenzio stampa totale, però il mio ricordo di San Patrignano in generale come immagine era molto positivo, è molto positivo, è ancora molto positivo, nel senso che qua se ne parla come un'attività molto meritoria, qual è, tra l'altro, voglio sottolineare, Sì, è vero. perché adesso chiaramente appena hai finito di vedere Sampa, la docuserie, sei molto combattuto, no? Perché ti fanno vedere tutto quello che c'è di negativo, che è successo di negativo per filo e per segno.
tra l'altro neanche fino in fondo, ne parlavamo prima della diretta, ci sarebbero altri aspetti probabilmente da approfondire che sono ancora più negativi, però un lato negativo della serie secondo me è che in realtà tratta un po' troppo poco le parti positive. È vero che in 5 ore non era facile coprire tutto e si è dato molto per scontato che tutti sapessero quello che è stato fatto, però una roba che stona molto, secondo me, è che si passa da i primi anni di San Patrignano con questa fattoria abbandonata in mezzo al fango e le roulotte, no? Cioè questa roba molto hippie, super improvvisata, eccetera, in cui puoi dare tutto per, no, vabbè, cazzo, guarda come erano messi, no? Per cui pensi così e dici, vabbè, amen. Si passa improvvisamente da quello al San Patrignano moderno, che fondamentalmente, diciamo, al dopo Moratti, no? Cioè, dopo i soldi di Moratti, quando invece è diventato magicamente un'intera città, cioè una collina popolata e con all'interno tantissime attività, e questo è molto figo, cioè questo andava raccontato, secondo me. Cioè loro passano da davamo una mano a costruire, no, San Patrignano, a cioè, puntata dopo, allora c'era la sezione informatica, la sezione dove si cuciva il macello, la parte, capito? Cioè, cazzo, come? Facevano vestiti. Eravamo in 2500, cioè, ma come? Allora, cioè, comunque lì in mezzo ci sono 10-15 anni, capito? Non è che ovviamente è diventato così da un giorno all'altro. E secondo me, non dico una puntata intera, ma comunque un qualcosa in cui si raccontava come è evoluta San Patrignano, quanto era diramato, quante persone ha comunque recuperato, quanto è figo e quanto è diventato, non solo perché attualmente non è più solamente, diciamo, un centro di recupero, è anche una incredibile azienda, cioè che produce, fa il vino, fa, cioè, tutto quello, è un enorme agriturismo, ma un'enorme azienda agricola, no, che fa anche altro, che sta in piedi anche grazie a, insomma, alla sua produzione, e questo secondo me è molto positivo e andava forse raccontato un po' di più rispetto a quello che si è fatto. Cioè magari andavano anche intervistate un po' più persone che hanno, no? Effettivamente mi aspettavo forse famiglie. Questa, ecco, da questo punto di vista la nota negativa che io ho un po' colto dalla serie è che si concentra, per quanto riguarda le interviste, solo sugli stessi volti. È vero che poi alla fine dicono abbiamo provato anche a intervistare, però in realtà, come dici tu, mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di famiglie, appunto famiglie che effettivamente avevano figli, avevano pure genitori, insomma parenti all'interno di San Patrignano, che poi effettivamente la comunità gli ha dato una via d'uscita, perché come giustamente dice Giuseppe, è vero, in quel periodo lo Stato era assente perché non sapeva proprio come trattare il problema, ed era un problema evidente. Mi ha fatto molto specie quelle immagini del repertorio con i ragazzi resi zombie, letteralmente, oppure le mamme distrutte, mi ha spezzato il cuore quella mamma che si era venduta tutto e non sapeva più come fare per procurarsi. Nella prima puntata ti fa capire, esatto, bene come è stato importante San Patrignano. La prima è un po' la seconda. Manca lo step, no? Cioè, inizialmente capisci bene che, ok, figo, però io, da, diciamo, esterno, in quel momento pensavo, vabbè, ho capito, però, cioè, quante famiglie, cioè, 20, no? 50, cioè, vabbè, ok, figo, però molto limitato. E non hanno invece, secondo me, fatto capire quanto invece poi è diventato enorme la faccenda. Perché 2500, sono 2500 famiglie. Ne parlo un po' semplicemente solamente da un punto di vista politico, quando fa capire il potere politico di Muccioli, no? Perché chiaramente 2500 famiglie cominciano a essere tanti voti, no? Per ogni anno, eccetera, eccetera. E quindi lo dicono, infatti, bravo, lo dicono proprio, no? Ogni famiglia. Vedere solo la parte negativa, no? Cioè, perché era un voto negativa. Sei tu portato a pensare che sia negativa, perché ogni volta che si parla di potere politico ovviamente si pensa solamente alla parte negativa.
creativa, quando invece magari se Muccioli fosse diventato ministro della sanità, cosa sarebbe successo per, in quegli anni, per la gestione dei tossicodipendenti? Quanti altri San Patrignano potrebbero essere nati in giro per l'Italia? È vero che comunque tutto il meccanismo dei CERT moderni, no, tra virgolette, moderni italiani, cioè dei centri di recupero statali, sono nati anche grazie all'esperienza di San Patrignano, per cui non è che non hanno fatto niente, assolutamente. Però insomma, andava raccontato un po' meglio quella parte lì, mantenendo diciamo il fatto che mi è piaciuto moltissimo tutta la storia. La storia è divisa in 5 puntate, ed effettivamente anch'io ho notato, sono 2 puntate più incentrate sull'aspetto, diciamo, positivo e di crescita, no? Su i bonus più che i malus, perché anche all'inizio, tra la prima e la seconda puntata, si incomincia a citare per la prima volta le famose catene, che sono quelle che poi la parola chiave che ritorna poi per tutta la serie, con lo stesso magistrato che effettivamente per la prima volta disse che Muccioli era colpevole di utilizzare dei metodi poco ortodossi e che non andrebbero utilizzati neanche se fai a fin di bene, cosa che poi invece lo sta un po' parteggiò dalla parte di Muccioli, vabbè, fino a quando lo fai a fin di bene, quasi quasi vai, continua su questa strada. Lì, però è dura parlarne, perché esatto. È molto moderno come discorso, perché è molto populista, no? Quello è proprio il populismo becero, proprio nel senso che è proprio la classica roba, cioè quando si parla di giustizia avendo un'esperienza personale in ballo, no? Per cui te dici, ti stuprano la tua ragazza, cosa faresti allo stupratore? Lo ammazzo, no? Però quella non è giustizia, cioè può valutare la legge in quella maniera lì, per cui non è che puoi chiedere un'opinione al familiare dopo che gli hai salvato il figlio, se abbiamo fatto bene o no a tenerlo incatenato in una cantina a freddo per un mese, capito? Cioè, è ovvio che ti darà, sì, perché fatto bene, adesso il mio figlio è libero. La maggior parte delle donne, delle mamme, no, fuori al tribunale lo chiedevano la libertà, chiedevano la giustizia, dicendo che giustamente ben vengano le catene, altrimenti chi ci pensa ai nostri figli? No, assolutamente, con le lacrime agli occhi, con la disperazione, perché è anche vero, contestualizzati con gli occhi di adesso, perché ragazzi anche questo fa tanta differenza, ti rendi conto com'era quel periodo, quel contesto storico, ed effettivamente nessuno fa niente, il grande scaricabarile dello Stato, l'unica persona che fa qualcosa, è difficile andargli completamente contro. Poi ovvio che in realtà la storia, soprattutto poi dal terzo, quarto e quinto episodio con cui viene raccontata, ha un crescendo sull'aspetto più tenebroso, più oscuro e anche marcio a un certo punto, che inizia ad avere quella difficoltà, quel dibattito interiore su non so però quanto possa giustificare il male a questo punto a fin di bene, perché diventa una roba un po' più che altro noti il delirio di onnipotenza di Muccioli, cioè a me è piaciuta questa, l'analisi che viene fatta un po' su Muccioli, su come parta benissimo, con le migliori intenzioni, sì, lui era un po' particolare, anche tutte le sue fissazioni religiose erano esoteriche, erano particolari, ma non era questo il punto. E come dicevi tu prima, Antonio, il fatto che arrivano 2000 persone, ognuna di quelle persone ha una famiglia, ognuna di quella famiglia corrisponde a 3, 4, 5 voti. 5-4 voti moltiplicati per 2000 fanno un potere immenso, e spesso e volentieri la storia ci racconta e ci conferma da Romolo e Remo di come le persone vengono bruciate dal potere, quanto è difficile gestire un potere. È difficile da capire quel periodo, perché allora io ho 42-43 anni. Guardate come lo sbiascica il numero. non sono di quella generazione, chiaramente, cioè di quella generazione che c'è stata un'intera generazione italiana, soprattutto in Romagna, ma comunque in tutta Italia, che ha vissuto la grande ondata dell'eroina, che è stata anche raccontata molto bene nel documentario inizialmente, in cui ti racconta come si è passati dagli anni 60-70, in cui si utilizzava per lo più THC, marijuana, no? Certo. E però a un certo punto magicamente
lo accendono solamente, ma è molto interessante. Magicamente entra in ballo anche la mafia, mentre prima erano degli sballoni che andavano ad Amsterdam con il furgoncino e portavano un po' di ganja in Italia. Poi magicamente durante gli anni 70, i primi anni 80, prende in mano la situazione la mafia, no? E comincia a venderti sempre la ganja, no? La marijuana, però ti dà anche, no? Lo racconta nel documentario, ti dà anche Walter De Logu. Il resto, no? Ti dà anche un po' di qualcosina in più, che era o speed o eroina o cocaina, per farti entrare, no? Sì, e sì, quella sì. Roba lì, io proprio lì mi sono addrizzato i peli, perché io mi ricordo molto bene tutti quelli che sono o della generazione poco prima della mia, cioè i miei fratelli maggiori. Io ho due sorelle più grandi, fortunatamente, ma tutti i miei amici che hanno un fratello più grande, no? Di 5, 6, massimo 10 anni più di me. Insomma, moltissimi, moltissimi hanno quei ricordi in cui c'è il tipo che scompare, no? È morto, di cosa è morto? È meglio non dirlo, no? Era veramente gente che semplicemente scompariva, cioè non se ne parlava, non se ne voleva parlare, perché non era vista come una malattia da curare, un po' come l'AIDS per gli omosessuali, no? Cioè cazzi loro, cioè non è una roba che riguarda noi, è una roba che riguarda i tossici. Quindi se si vogliono ammazzare e morire in un vicolo di eroina, cazzi loro, non ce ne frega niente a noi fondamentalmente, se non ai familiari. Quindi grandissimo dolore, molto privato dentro alle famiglie, ma pubblicamente è tutto a posto, cioè fa lo stesso, capito? Questo era raccontato molto, non molto bene, però diciamo abbastanza bene nella prima parte, perché è un contesto storico difficilissimo da capire per noi nel 2020, capito? Io guardavo, mentre la guardavo Piero e dicevo, guarda, ero quasi all'oscuro di quanto la situazione fosse stata grave in quegli anni per noi, perché appunto gli anni 70 per me sono molto lontani, storicamente parlando, essendo nata nel 90, quindi è veramente, veramente difficile comprendere e capire da questo punto di vista. Tanto è arrivata pure la Vale. La Vale. Oh, ciao! Ciao! Mi aspettavo più tempo, quindi stavo... Ciao, intanto, buon anno! Che è la prima volta per me sul canale di Lega Nerd quest'anno. Nel 2020. Allora, io... Sì, volevo entrare, ho scritto devo entrare a questo proposito, perché io, come diceva Gabriella, nonostante sia un po' più anziana di lei, ero troppo piccola allora per sapere e per scrivere il pezzone che sta per arrivare su Lega Nerd, che è una roba infinita, infatti mi sa che lo taglio perché è una roba fiume. Mi sono documentata tantissimo e io ho scoperto una roba che nella serie non dicono mai, non citano nemmeno, ma si riferisce a quello che Antonio stava dicendo, ovvero come mai, perché io mi sono chiesta, no? Sono andata oltre l'inchiesta, come mai improvvisamente nel 74-75, quando andavi a comprare nelle piazze un altro tipo di stupefacenti, poi ti davano quella che chiamano la caccola, no? Cioè, perché? Che io ho detto, ma perché? Che senso c'ha? Cioè, ok, che ti dovevano farti entrare nel tunnel, semplicemente, no? Ok, però questa cosa... Gratis, ma... seconda la paghi. Io pure, però c'era qualcosa lì che non mi convinceva. Allora sono andata a cercare, ma voi avete mai sentito parlare dell'operazione Blue Moon? Io sono sconcertata. No, raccontaci, no? No, raccontaci. Sono sconcertata. Allora, poi all'inizio dicevo, vabbè, mi stanno prendendo in giro, non è vera questa cosa, non ci credo, non è possibile. Invece pare che sia stata una cosa reale. In quegli anni noi sappiamo che l'Italia si è sempre trovata in un punto strategico in Europa, no? E c'era la guerra fredda tra America e Russia, ovviamente. L'Italia era un paese democristiano all'epoca, però erano arrivate anche da noi tutte le contestazioni studentesche, no? Dal 68-69, c'erano poi circoli molto attivi politicamente, soprattutto di sinistra, abbiamo avuto gli anni di piombo, cioè una roba incredibile. E che è successo? Pare che diciamo la tecnica usata anche poi, no, in guerra in America più volte, ovvero di rimbambire i soldati per convincerli a combattere al fronte, sia stata messa in pratica anche in Europa e anche dal governo italiano, ovvero i famosi servizi segreti deviati
avrebbero concordato in una cosa, in una riunione strana in Francia a cui hanno partecipato esponenti di vari servizi segreti di vari paesi per incoglionire un'intera generazione con l'eroina. Ah, cazzo, ho capito adesso. Cioè, te dici, diffondiamo l'eroina, così questi che hanno rotto il cazzo per tutti gli anni 60, negli anni 70 stanno un po' buoni e muoiono in un veicolo invece che andare in piazza a protestare. A protestare. Esante, io diciamo. Ho visto varie fonti perché ho detto, ma dai, ma non è possibile, pare sia vero. E c'è il nome di Operazione Blue Moon in Italia, e qui a quanto pare hanno intenzionalmente fatto diffondere l'eroina tra i più giovani per questo, per diciamo distogliergli dalla lotta politica, specialmente quella di sinistra, a quanto pare. Cioè, io sono rimasta sconvolta e quindi ho detto, ovviamente supposizioni, non lo so, mi mettono al gabbio subito, però dico, ecco perché forse poi magari lo Stato non è stato nemmeno però così effettivamente pronto. Io sapevo che era una roba più, diciamo, chiaramente la mafia cominciava a mettere le mani sul traffico di stupefacenti, e quindi per me ci stava quello lì, ci sta come cosa in più quello che dici tu adesso. È mi sa un po' di dietrologia sta roba qua, però, cioè, non... però se andate a cercare questa Operazione Blue Moon c'è questa teoria che a me è esploso il cervello. Cioè, poi detto questo, quello che dicevate anche voi, perché non ho sentito tutto, ma effettivamente poi lo Stato ci fa una brutta figura perché non è stato in grado di rispondere a un'emergenza poi reale, a prescindere da come come ci siamo arrivati, se erano i servizi, se era la mafia, se era semplicemente che si è diffusa l'eroina, perché si è diffusa l'eroina, perché comunque non è che fa schifo l'eroina, no? Cioè, nel senso, fa schifo, però quando la provi è un prodotto facilmente vendibile, mettiamola così, no? Per cui il fatto è che siamo arrivati a quella situazione, e in quella situazione non c'era una risposta da parte dello Stato, le famiglie erano completamente sole, lasciate allo sbando, i ragazzi morivano, e in tutto questo magicamente è arrivato Muccioli sul San Patrignano al momento giusto, anche nel luogo giusto, mi viene da dire. Perché anche lì uno dice, vabbè, ma cazzo, ma questo c'aveva una collina, cioè non è che ha cominciato a costruire sta roba, e perché erano altri anni, era un'altra epoca, no? Cioè, se lo fai adesso, sì, arriva dopo un minuto la polizia con i bulldozer. A fermarti, certo. E poi una cosa che non hanno detto pure, però questa è sicura al 100%, è che in realtà lui non è che ha cominciato da zero, il potere intanto era suo, perché veniva da una famiglia con appunto un passato agricolo, e poi ce l'aveva un capitale di partenza, perché la moglie, che lui si era sposato, l'hotel era del padre, molto danarosa, esatto, da una famiglia alberghiera, quindi non era proprio da zero. Detto questo, secondo me ci sono un sacco di cose oscure. Io capisco, come stavate dicendo voi, che chi ci ha avuto effettivamente parenti, fratelli, figli guariti, ovviamente è eternamente riconoscente, però con l'occhio moderno di oggi, secondo me certe cose non sono giustificabili. Io non so come la pensate voi, ma non lo so. Guarda, ne parlavo prima della diretta, secondo me intanto è abbastanza normale che sia, purtroppo, che sia successo quello che è successo. Prima parlavo dell'esperimento di Stanford, no? Esatto, praticamente presero durante gli anni 70 24 studenti, 12 carcerieri e 12 carcerati messi in un finto carcere. Al secondo giorno i carcerieri già smanganellavano, erano sadici, violenti, e al quinto giorno hanno dovuto sospendere l'esperimento perché c'erano le prime violenze pesanti. Al quinto giorno, al secondo giorno già smanganellavano in grande allegria, capito? I carcerieri, perché messi in quella situazione di grande potere nelle mani tue e praticamente totale sottomissione nelle mani dei carcerati, purtroppo l'uomo reagisce così. Per cui figurati dentro San Patrignano, cioè quando Muccioli ha cominciato a incoronare qualche capetto, quel capetto, figurati che cazzo ha combinato. Infatti l'abbiamo visto in parte, di cui io, nella serie, cioè veramente di ogni. Oltre ai pestaggi, quello di cui si è parlato un po' poco, secondo me, è tutta la parte delle violenze sessuali. Mamma mia, non ne parliamo! Aspetto, di cui invece qua da me se ne...
se ne parlava di più, capito? Quella era una roba che mi era rimasta un po' in testa. Mentre in generale si parla bene di San Patrignano, però quando si parlava male di San Patrignano si tirava fuori quello. Perché? Perché finché sono quattro cazzotti o una catena o rinchiuso al freddo, sti cazzi, no? Cioè, alla fine, voglio dire, sei portato a dire sti cazzi. Quando invece si parla di stupro, cambia tutto quanto, cavolo. Cioè, quello è proprio tutto un'altra, cioè, proprio brividi. Oltretutto con i commenti di Muccioli dell'Anello e delle robe che proprio... La roba dell'Anello è allucinante. Capito? Io sono che fa praticamente lui sta dicendo che non esistono le violenze sessuali. Sì, esiste, cioè, praticamente Muccioli sostiene, fa questa, per chi non l'avesse visto, fa questo esperimento dell'anello, ovvero prende il suo anello e chiede a una ragazza di mettere il dito dentro all'anello, però lui muove l'anello, esatto, pure con la penna, lui però muove l'anello e allora fa, vedi, se uno si muove non entra, quindi sì. Cosa dice? Che se tu stai ferma vuol dire che se tu che la certo. Vuoi qui non è una violenza, ragazzi, è una roba, cioè questo sì, è al pari di quei discorsi che fanno alla base la cultura dello stupro, quando dicono vabbè però se ti sei messa la minigonna che cosa ti aspettavi? È ovvio che... Ma è anche peggio, è una roba proprio da completamente... Bello, guardi, certo. È roba che gli devi rispondere, sì. Guarda, ti tengo fermo la mano, l'anello è fermo, come la cioè, mettiamo? Cioè, quindi di che esatto. Cosa stai parlando? È veramente di una follia. Tra l'altro, a riguardo di questo, ho letto l'intervista, questa è pubblica, quindi non potete andare a controllare l'intervista che Selvaggio Lucarelli ha fatto a Gianluca Neri, il creatore della serie, che gli chiede proprio di questa frase, dice oggi per una frase del genere qualsiasi individuo sarebbe, non so, proprio messo alla gogna mediaticamente, perché è una cosa che non si può sostenere, e lui dice proprio, poi abbiamo deciso di non metterlo nel documentario, ma c'è un filmato, se non sbaglio, del figlio di Villaggio, che dice in un filmato, proprio quando San Patrignano era diventata enorme, 2-3 mila persone, c'erano queste gerarchie di cui stavate parlando, no? Lui ha delegato, perché ovviamente non può controllare tutto personalmente se ci sono tutte queste persone, yeah. E praticamente c'erano proprio dei capisquadra che Paolo Villaggio ha detto in questa testimonianza, esiste un filmato in cui dice, vabbè, ma là ogni sera questi si giravano le camerate, ne sceglievano una e si assuravano, cioè, capito? Ogni... Ecco, sì, ecco. Capito? Cioè, ed era normale. Che mi ha fatto strozzare, cioè, se ne è parlato troppo poco di questo aspetto qui, che invece è l'aspetto più brutto e più assurdo e devastante di San Patrignano, però cioè, mi rendo conto che non essendoci prove, o perlomeno non essendoci, non so, vittime che hanno denunciato la cosa, è molto difficile parlarne. Però quello è veramente la parte più pesante. Ma molto quello sai pesante perché ci fa capire intanto, vabbè, come le donne ogni volta, capito? A prescindere che uno sia nel giusto o nel sbagliato, le donne ne fanno sempre le spese, a prescindere, vabbè. Questa cosa è bellissima. Ma poi come venivano considerati anche effettivamente i tossici, perché poi li chiamano così all'epoca, ma anche oggi, pensiamo a tutto il casino che è successo, no? Ricordate, sulla mia pelle, Borghi lo diceva, Cucchi, per anni ho sentito dire, vabbè, è un tossico di meno, quindi in realtà sono passati 40 anni, ma siamo ancora lì praticamente. Sì, come venivano considerate queste persone? Non persone, siccome tu magari... in preda alla crisi di astinenza ti eri prostituito o prostituita per una dose, allora faccio di te quello che voglio. Eh no, 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 signori miei, no, cioè non c'è qualcosa che non va, no. Sì, allora, no. Guarda, è un argomento, cioè secondo me il documentario è molto bello proprio perché l'argomento è, tra virgolette, molto bello, nel senso talmente ramificato, interessante, con non dico colpi di scena, ma comunque risvolti continui. In più, come dicevo prima, è difficile parlarne perché ogni volta che parli dei lati negativi sembra che ti scordi i lati positivi. Per cui c'è sempre, hai costantemente questo sottofondo di però se dico queste cose poi metto, no, cioè nascondo invece
quanto è stato fatto di buono, che è tantissimo, no? Che è tantissimo. Però posso dire una cosa a questo riguardo, allora, perché ecco, quelli che magari dicono, vabbè, tipo Red Ronnie, secondo me, è invece tutto all'opposto, cioè lui è troppo positivo, che dice che vabbè, è giustificabile, per dire... Red Ronnie è proprio di quella generazione lì, proprio di quella no, ma lui era, era amico intimo, era amico intimo proprio di Muccioli, cioè ma è comprensibile, no? Perché Muccioli nella testa, adesso io non voglio fare lo psicologo di Red Ronnie, però nella testa di Red Ronnie il Muccioli era quello che stava salvando i suoi amici. Sì, no, certo, ovvio. Quella generazione, per cui è chiaro che lui ha in testa molto bene i lati positivi e rimuove volutamente o non volutamente tutto quello che c'è di negativo, uguale alle mamme, no? Alle mamme dei tossici, anche loro, cioè, non puoi andargli a chiedere cosa ne pensi di Muccioli, perché è chiaro. E è lo stesso motivo per cui secondo me è sbagliatissimo, infatti ho letto, mi sono andata a cercare anche questo, che poi il figlio che ha gestito la struttura fino al 2011 ha cambiato, cioè ha capito alcuni errori del padre, anche se poi nel documentario lo difende ovviamente a spada tratta. Un altro errore che io mi dicevo, a parte il medico della struttura, che anche lui era un ragazzo che si è disintossicato, poi è diventato medico e sta lì a tutt'oggi, infatti sta anche nel documentario. Tranne lui, hanno cambiato tutti quelli che si occupavano della struttura prendendo degli esterni. Perché infatti dicevo, ma com'è possibile che... Cioè, tu capisci che c'è qualcosa che non va, perché stai creando una struttura piramidale in cui se anche chi si occupa della gestione, diciamo, deve qualcosa al capo, non c'è un rapporto paritario, non c'è una cosa sana e oggettiva. E infatti poi se ne sono resi conto e adesso non è così, ci sono gli esterni a controllare. Ma è sacrosanto, cosa a me... mi rendo conto, no? Tu dici ok, il bene non bisogna scordarselo, ok, però contestualizzato all'epoca, cioè oggi secondo me una roba del genere verrebbe criticata tantissimo, se lo contestualizziamo ad allora che c'era uno stato di emergenza e quindi si è fatto diciamo un tentativo di metterci una pezza di emergenza a sua volta, ok, ma oggi non si potrebbe fare una cosa del genere, cioè io mi indignerei fortissimamente, non è possibile che un privato metta su una cosa del genere senza nessun controllo, perché capisci che, come stavate dicendo voi quando vi ho sentito, è difficile poi rimanere lucidi se poi tu sei l'unico, sei il leader indiscutibile. Esatto, il problema è proprio quello, perché il problema non è tanto l'inizio di San Patrignano, cioè quando erano 200-300, il problema è quando i 200-300 diventano 2000, è un solo uomo purtroppo, è inevitabile, capiterebbe a ognuno di noi, pure a quelli che sono in questo momento in live. Quando viene investito da così tanto potere, il delirio di onnipotenza, oltre al fatto che Muccioli aveva delle sue idee un po' particolari, come dicevo prima, è dietro l'angolo, ci puoi fare poco. È quello che dicevo prima. Con l'esperimento, cioè addirittura 2 giorni, cioè ti bastano nemmeno 48 ore. Il primo giorno i carcerati hanno provato a evadere, i carcerieri nel loro come dire, nel loro ruolo hanno esagerato, li hanno manganellati. Il secondo giorno erano già in modalità adesso, esatto, cioè, capito? Se esci di lì ti ammazzo di botte, perché proprio era inevitabile che succedesse. Ma anche il fatto di controllo con chi tu ti metti, chi no, puoi fare solo quello che dico io, lo capite che è veramente tu, vabbè, loro si giustificano dicendo anche vabbè, erano dei tossici, anche il non poter andarsene, cioè no, ti devo recuperare, cosa fare, cosa leggere. A un certo punto dicono che non potevano leggere tutto, c'erano anche dei libri, capito, scelti, cioè vi rendete conto che questa è una roba che va a fare Night, era una setta. Era un tentativo di recupero fatto molto in casa, no? Cioè Muccioli ha visto che esatto, i primi 20 ha portato dentro su, li ha chiusi in una stanza. Cioè tutto è molto bella anche tutta la parte in cui parlano di come venivano trattati i tossicodipendenti all'epoca, no? Che venivano semplicemente addormentati o comunque rincoglioniti per una settimana o un mese o quello che è, no? Metadone piuttosto che morfina, eccetera. Invece Muccioli dice no, io non voglio dare altre droghe, no? Semplicemente li chiudo. Vabbè,
sta menata di amo come figlio, tutta sta retorica insopportabile, comunque a parte quello, e poi vede che effettivamente il metodo funziona, se ne autoconvince fondamentalmente che quello è il metodo giusto, e poi dopo lo industrializza però, e industrializzandolo, non essendo più lui a gestire la cosa, come è chiarissimo già da metà serie, esatto. Mette in mano sta roba dove non sono più in 100, sono in 2000, tutto quanto ramificato in diversi settori, con diversi responsabili, è quello che manca, quello che dicevo prima. La metti in mano non agli esperti, ma dei criminali, perché come giustamente abbiamo detto. Roba, capito? È quello che manca, che manca anche a me. Cioè, come hanno fatto a passare da 100 persone a 2000? Non è scontato per niente mettere in piedi organizzarla. Cioè, ma è una roba. Nella serie un po' te lo dicono, esatto, dicono pure qua, e il fatto è che questa gente, visto che la considerazione da parte dello Stato dei tossicodipendenti rasentava lo zero, la maggior parte venivano buttati in carcere. Molti, pur di non andare in carcere, dicevano che erano drogati o che sono effettivamente drogati e venivano spostati a San Patrignano. Quindi inevitabilmente una parte comunque cospicua della comunità di San Patrignano era formata da criminali. Quindi effettivamente, se tu metti, come nel caso della macelleria, un criminale a governare, ad avere il potere assoluto e sopra di lui c'è solo Muccioli, qual è il risultato? Il risultato è che ci scappa uno, due, tre morti, cosa che effettivamente... Ma poi facciamo i maliziosi, adesso. Beh, allo Stato gli ha fatto un gran favore, quelli sono carceri che si svuotano, sì, sono quasi risparmiati, sì. Quindi... Sono numeri piccoli, Vale, sono numeri piccoli in realtà, cioè 2000 persone in Italia, cioè, presente quanti tossicodipendenti c'erano? In realtà l'ho pensato anch'io sta roba, no? Cazzo, però, cioè, effettivamente, non è che ha fatto, oltre a fare un servizio alla società, ha fatto un servizio anche allo Stato, però in realtà, infatti stavo leggendo il commento, è chiaro che vengono già fuori... la situazione quando li arrestavano era vai in carcere o ti prendi il metadone oppure vai a San Patrignano, esatto. Io ripeto, questo conferma quello che dicevo io però prima, cioè questo non è che lo signor Donnix, cioè non è che lo smentisce. All'epoca, in mancanza di una struttura più organizzata, in mancanza di una risposta adeguata dello Stato, ok, però il fatto che allora non si sia riuscito a fare altro non significa che oggi noi dobbiamo dire che tutto era giusto e andava bene così, perché non lo era. Io a Donny vorrei chiedere questo: benissimo, tutto perfetto, quindi tu sarai sicuramente molto favorevole a San Patrignano per tutto quello che ha fatto, anche per la tua famiglia, però il venire a scoprire certe cose che accadevano lì dentro non ha cambiato per niente la tua opinione, cioè il sapere che delle ragazze venivano stuprate non ha cambiato per niente la tua opinione su San Patrignano, cioè è tutto giustificato a prescindere, perché comunque loro hanno salvato mio cugino, cioè non si può ragionare così, io non ce la faccio. È allucinante secondo me, io capisco il dramma a Ostia negli anni 90, dove solo si vedevano. Non sono favorevole. Però no, cioè certe cose secondo me lo so, ma che oltre, tantissimo, però vanno oltre, cioè uno non può giustificare. In un paese in cui in teoria c'è la democrazia, non si può dire sì, vabbè, fate, perché tanto se no non riusciamo a risolvere. No, cioè, no, infatti sono stati. Però il far west, al solito è un problema, cioè è lo Stato che non sa mai cosa fare, scarica il barile e non appena trova il primo buon samaritano, perché Muccio all'inizio questo era uno che si stava accollando un problema che nessuno si voleva accollare. Perché voglio dire, bisogna dare a Cesare pure quel che è di Cesare. Muccio di così ha cominciato, era l'unico che se ne fregava qualcosa di una situazione dove lo Stato cieco, alzo i prosciutti sugli occhi, non, i ragazzi si drogano, muoiono per strada, inutile. È come il paragone che faceva giustamente prima Antonio sulle DS, la DS tanto riguarda solo i gay, buono, ci togliamo due problemi con una fava, cazzate, perché poi non riguardava solo la comunità omosessuale, tra l'altro la DS, assolutamente no, fermo restando che nessuno sapeva la differenza poi fra HIV e AIDS, tutto quello tra che è successo dopo.
Poi certo, il problema di San Patrignano è proprio nella sua grandezza, è proprio quello che è il non saper gestire il potere e dividerlo fra persone che ancora di più non sapevano gestirlo, perché erano persone disturbate. Cioè il macellaio lì, bastava guardarlo in faccia, che era una persona che non stava esattamente benissimissimissimo. Non mi stupisce il fatto che massacrava la gente fino a quando non ne ha ammazzato addirittura uno trovato con la droga nelle vene, droga messa per far sembrare il tutto, che poi, voglio dire, per far capire quanto erano dilettanti allo sbaraglio alcuni di questi, ok, acchitto tutto quanto, lo metto in provincia di Napoli con la coperta di San Patrignano. Anche io l'ho visto, ma che cazzo, ma potrei lasciarla a Napoli avvolto dalla coperta cioè è quello vabbè. Il discorso secondo me più che le dimensioni, perché ci sta poi, infatti, adesso che hanno fatto tesoro degli errori, tra virgolette, funziona tutto meglio a quanto pare, più che le dimensioni, è stata la costante poca trasparenza. Cioè, alla fine nessuno sapeva realmente chi gestiva ste cose, come funzionava il metodo. Parlando di trasparenza, il discorso è nascondere a centinaia, migliaia di persone che erano sieropositive, persone che si stavano rifacendo una vita. Cioè, ma non mi dici che sono sieropositivo? Molto bella tutta quanta l'intervista lunghissima al vecchio PR di San Patrignano. Lui, Fabio, lui incredibile, ha fatto una tenerezza. Molto bella, molto bella. Questo è uno dei tanti risvolti. Anche qui uno pensa, però in realtà, mentre ancora stavano recuperando, hanno fatto bene a non dirgli che, no? Cioè, è tutto un continuo voler andare a cercare la parte buona della questione, o perlomeno io ancora adesso sono sempre portato a vedere la parte buona. Cioè, vedo Valentina molto dalla parte cattiva, molto avvelenata. però comunque, ripeto, è un argomento difficilissimo da trattare. Quello è vero. Difficilissimo da trattare, difficilissimo, perché sei troppo portato a vedere il marcio, no? Perché è più facile scavare e andare a vedere solamente quelle parti lì e non le letteralmente migliaia di storie bellissime invece che riguardano San Patrignano, oltre al recupero, tutto quello che hanno costruito. Ripeto, se avessero veramente fatto una puntata o anche mezza puntata dedicata all'evoluzione di San Patrignano, a come è passato da una fattoria in mezzo al fango a praticamente a un'intera industria divisa in tantissimi settori super organizzati e efficienti, eccetera, che producevano prodotti e creavano professionalità, no? Quindi davano un futuro vero oltre alla tossicodipendenza, cioè insegniamolo anche un mestiere. Tutta quella parte lì non è stata raccontata, è stata raccontata molto poco, e invece è la parte migliore di San Patrignano, ed è veramente un peccato, secondo me, perché abbiamo veramente il dente molto avvelenato, fermo restando comunque che le parti negative sono talmente negative che chiaramente anch'io sono il super negativo. Cioè, io mi arrabbio perché cioè, che un privato abbia fatto una cosa del genere ci sta, sia nel bene che nel male, secondo me. Il fatto che lo Stato, praticamente, quando più o meno gli conveniva, no, affondava il coltello, oppure si girava strategicamente dall'altra parte, a me fa imbestialire, perché dico, ma com'è possibile? Non è possibile che uno Stato democratico faccia così, non è possibile, dai. Quando interveniva lo Stato? Quando si ritrovavano i morti sotto al tappeto. Quando non potevano proprio chiudere gli occhi, perché altrimenti gli faceva comodo. Cioè, ti ripeto, San Patrignano gli svuotava le carceri ed era a costo zero. Ecco perché, voglio dire, San Patrignano era finanziato per tre quarti dai Moratti, quindi era letteralmente zero. 300 era milioni in 40 anni, mica bruscolini. 300 quando il figlio dice Letizia, 300 milioni la Moratti ha donato, ma poi solo la Moratti ti faccio una solo parola. La Moratti, cioè, le donazioni non arrivavano certo solamente dai Moratti. No, ho letto anche questo. 300 milioni in 30 anni sono 10 milioni all'anno, cioè metà incredibile, per quegli anni 30 milioni l'anno, metà di finanziatori privati.
Ecco. Che chi sono? Cioè, beh, qua vabbè, uno potrebbe anche... Ma no, però Vale, aspetta, fermati. Cioè, io famiglia, se mi salvi il figlio, vabbè, comunque faccio una donazione, sì, se permetti, no? Pensa quante famiglie sono state, sì, no, rivoluzionate, sì, da San Patrignano. Cioè, se tu avessi un fratello che è stato a San Patrignano, tua madre o tuo padre, magari... No, una donazione, certo, la fa, certo, il primo. Poi è chiaro che è gratis San Patrignano, ma come si dice, è free, but le donazioni sono benvenute, no? Cioè, questo è ovvio. Infatti, appunto, ripeto, cioè, Moratti probabilmente è la meno, nonostante siano cifre incredibili, è chiaro che poi dopo, con quel tipo di visibilità... Cioè, alla fine c'è stato un periodo in cui non si parlava d'altro, voi dovevate ancora nascere, però durante gli anni 80 non si parlava d'altro, cioè letteralmente, è sempre in chiave iper positiva. Poi dopo, poi la Moratti è anche diventata presidente della RAI. Tra l'altro, è diventato sindaco di Milano, vabbè. No, tra l'altro, una cosa che non ho capito, infatti, perché poi non l'hanno messa, è che fanno vedere soltanto quando Pannella... era proprio contro, no? Perché Pannella era per legalizzare le droghe leggere e lui no. E invece poi sono diventati amici con Pannella, lui ci è andato anche a San Patrignano. Quella parte non l'ha fatta. C'è un pezzo di scontro, intervista tra Pannella e Muccioli, sì, che però fa ridere, perché in realtà stanno dicendo la stessa roba, cioè, sì, perché Muccioli, sì, sì, non ce l'aveva, cioè, Muccioli era il classico che dice qualunque droga è cattiva, e in più veniva dall'esperienza che raccontavo prima, cioè della marijuana, che effettivamente era ponte verso l'eroina, ma non perché la marijuana in sé è ponte verso verso l'eroina, ma perché il tuo spacciatore di marijuana ti dava anche l'eroina, esatto, punto, no? Vabbè, adesso sono molto di parte io comunque, per cui in realtà Pannella e Muccioli stavano dicendo la stessa roba, perché Pannella non è che era favorevole alle droghe, Pannella era favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere e chiaramente alla condanna delle droghe pesanti, che ti fanno entrare in un tunnel da cui non puoi uscire da solo, che non riguarda, cosa che non riguarda minimamente il THC e la marijuana, argomento di cui non voglio parlare comunque. No, no. Per cui sì, era abbastanza surreale quell'intervista in cui comunque... si Donnix dice una cosa molto interessante, secondo me, che è poi il motivo per cui io sto un po', come dice Antonio, tutta negativa. Ha ragione, effettivamente è un po'... Però... Che cosa? Quello a cui si appellano tutti. Ma su 2000 persone è ovvio, uno è nulla. Infatti questo tutti lo dice Ron in intervista. È morto uno e niente, no? In fondo, quante comunità, no? Pensate a una qualsiasi città, quanti criminali ci sono, quanti morti ci scappano, anzi, bene che solo un morto, ma effettivamente qua tutti ci abbiamo pensato, Donny, che tre morti. Tra l'altro due è scioccante. Ma secondo me, e poi chiudo, se volete poi vi lascio anche perché devo finire un'altra cosa, perché io sto sul piede della diffidenza, perché può darsi pure, come dice Donnix, che ce ne siano stati molti altri, non lo sappiamo, ma la cosa che mi puzza è che se tu sei completamente limpido e trasparente, perché coprire l'omicidio? Cioè tu non c'eri nemmeno, perché l'hai dovuto coprire, hai mentito? Cioè se tu c'hai la coscienza a posto... Dice, è successa questa cosa, ce ne assumiamo la responsabilità, punto. Era un danno d'immagine gigantesco. Poi anche capito, qui, però se sei in buona fede... In parte, però Muccioli aveva comunque davanti a sé una carriera politica, cioè non è che possiamo far finta di che non fosse così, aveva un'enorme carriera politica davanti. Ho capito, però se tu hai a cuore i ragazzi, perché la cosa che ha detto anche la Moratti in questi giorni è che non si parla dei ragazzi, tutto era fatto per i ragazzi, tu hai a cuore questi... Non puoi mentire su un omicidio. Ma l'uomo è uomo, dai, anche Muccioli ci aveva mille... Cioè, adesso anche dover per forza rappresentare Muccioli come il grandissimo angelo che aveva solamente a cuore il bene dei ragazzi, insomma, è veramente molto ingenuo e naive. Questo infatti comunque, il problema era proprio quello. In 20 anni diventato iper ricco, super famoso, con un potere politico gigantesco, cioè non è che rimani l'angioletto quando hai queste tre cose, potere, fama, cioè,
cioè cambiano chiunque, potere, soldi e fama, capito? Per cui adesso volerlo comunque rappresentare fino all'ultimo come quello che a cui interessava unicamente, a cui interessavano unicamente i ragazzi, sto cazzo, tanto è vero, è venuto fuori, esatto. Sapeva dell'omicidio, no, però... che ha contribuito alla sua copertura, perché ne aveva un rendiconto personale, cioè nascondere la cosa per non intorpidire la propria immagine, cioè questo è proprio palese, non è che... E questo secondo me è proprio il segno che a un certo punto c'è stato un passaggio su cui non puoi giustificare, ma... Cioè, per me questo è proprio il punto di non ritorno, cioè non puoi essere alla fine... La legge punisce chi copre un omicidio, voglio dire, cioè là poi c'è stato il cavillo, non erano capaci di intendere di volere perché erano drogati, sempre perché mancava legislatura, non si era ancora fatto, diciamo, proprio un piano per far fronte a anche crimini legati a questo, secondo me, organizzati, però comunque stai coprendo un omicidio. Poi il fatto, ci sono cose assurde quando dicono la cassetta. Ma lui stava scherzando, ma che se scherza così? Ah, vabbè, la cosa del figlio, cioè, io, mettiamo pure, devo difendere mio padre, perché effettivamente Andrea Muccioli difende a spada tratta pure di fronte all'evidenza, ma dire, vabbè, ma papà scherzava sempre, sai quante volte parlava di sciogliere le persone nell'acido? Adesso. Come tutti, no? Io ne parlo ogni giorno. Il Moro ogni mattina, infatti. Oh, mo ti scioglia. Potremmo scioglierti nell'acido. Io, vabbè, quello lì è demenziale, semplicemente è il figlio. Cosa deve dire il figlio? Io parlando, se una persona a me cara o meno mi dicesse per scherzo, guarda quella, quanto vorrei scioglierla nell'acido, io al massimo il male che te possa curare è una dissenteria, guarda, te meriti proprio a dissenteria, ma dire, ah, ma lo diceva per scherzare, di sciogliere le persone nell'acido, mi sembra un pochino too much, ecco, direi che qualche dubbio me lo sarei fatto venire, fermo restando che magari non ha sciolto, ci si augura nessuno nell'acido. Rispondo a Orebla, vabbè, adesso tu hai in testa chiaramente le prime parti del documentario in cui vengono raccontate queste robe, lasciati al freddo nel pollaio, legati con le catene, però quello riguarda unicamente i primissimi anni di San Patrignano e comunque erano casi eccezionali. Non facciamo l'errore di pensare che fosse, diciamo, una roba sistematica, perché io, cioè, non credo proprio, non credo proprio, e comunque è cambiato tutto quanto, per cui non lo so. È chiaro che anch'io ho pensato, ma cazzo, cioè, se li dovevate legare, ma legateli in una stanza, no? Cioè, c'è bisogno di legarli al freddo in inverno dentro un pollaio, che cazzo serve? Quello l'ho pensato pure io, sai che quello l'ho pensato pure io, poi però... Questo succede, come dici tu, succede all'inizio, quando hai visto in quanti, c'è, cioè, lo stesso Muccioli dormiva in una stanza con quattro persone. Sì. Non c'era lo spazio. Non giustifica legare una persona dentro un pollaio, però obiettivamente non aveva un altro posto per trattenerli. E per quanto non sia favorevole mai nella vita legare qualcuno, Donny dice una cosa giusta. Visto che in quegli anni non si avevano gli strumenti, purtroppo un drogato in astinenza e testimoni genitori che dicono mio figlio mi ha spaccato casa più di una volta, non sai come trattenerli, quindi o li lasci andare a loro stessi e dici vabbè vattene, non so più cosa fare, oppure si parla di quello nei processi, no? Ce lo ricordano, ma questo è chiaro, però anche qui, cioè, quello è sequestro di persona, appunto, cioè, comunque sequestro di persona, cioè lo lasci andare, tu sei un privato Muccioli che ha messo su una casa in cui ospiti persone e le sequestri, non è che sei il centro di recupero statale che è abilitato a fare sta roba, capito? E anche dopo, con quella sentenza in cui lui veniva giustificato perché stava somministrando una cura, anche lì c'è, cioè, omeopatia, cioè cura di che? Cioè, perché Muccioli era un medico, cioè, no, esatto. Abilitato da chi? No, è tutto un prendersi per i capelli, perché eravamo veramente in un periodo storico in cui non c'era nulla, per cui, cioè, era tutto totalmente improvvisato, cioè, assurdo. Io mi infervoro anche perché, voglio dire, diciamo che quella è una tragedia terribile. Quando Gabriella dice i genitori, sì, là noi non possiamo immaginare di uno che, pur di farsi una dose, è disposto veramente a vendersi la madre. Cioè, quindi chi non ha avuto esperienza di questo non se lo può immaginare, secondo me, questo è vero. Probabile. Però, voglio dire, diciamo, una cosa equivalente a chi è in astinenza, in crisi d'astinenza, in cui veramente perdi proprio, il tuo corpo fa cose che tu nemmeno non puoi controllare, un equivalente, diciamo, è chi soffre magari disturbi mentali ed è in preda, no, a deliri violenti. Ma infatti, Valeria,
negli istituti psichiatrici, ma si faceva da mo' di mettere la camicia di forza, c'era, le persone. C'era, quello c'era. È vero, voglio dire, però, infatti, muccioli. Ma infatti San Patrignano, sai cosa mi ha ricordato? E qua se qualcuno ha visto Qualcuno volò sul nido del cuculo, arriva subito, la situazione dei centri psichiatrici negli anni 50, dove non esistevano dei veri e propri medici, o meglio, avevano dei modi di trattare i malati, esisteva la lobotomia, la gente veniva resa uno zombie praticamente. Cioè, ma perché non si sapeva come trattare queste persone? Non si sapeva come trattare. San Patrignano nasce sul modello della clinica, di quegli istituti, centri mentali che erano, non erano, cioè non pagati dallo Stato, dall'altro, se no due lire, dove la maggior parte erano avanzi, scarti così definiti dalla società, buttati lì a cure di persone completamente inesperte. È vero che negli anni 70 avevamo già più o meno risolto, perché comunque il CIM è andato avanti per un bel po' e non tutti i centri di igiene mentale erano veramente ortodossi, avevano tutti i loro metodi assurdi per far diventare normale una persona matta, e anche qui il termine, no, potrebbe andare incontro a diverse sfumature. Lui usa esattamente quella metodologia, cioè è esattamente quello che vediamo, che abbiamo, viene poi raccontato in realtà dalla storia e poi abbiamo visto nei film, quello che succedeva in una roba come Qualcuno volò sul nido del cuculo. Venivano trattati allo stesso modo, è normale. Ma infatti la cosa inquietante, secondo me, davvero, su cui ci dovremmo tutti interrogare, è che se uno dice in un manicomio, istituto psichiatrico, chiamiamo, qualcuno viene incatenato e stuprato, cioè la gente veramente farebbe una roba, oh mio Dio, incredibile. Certo. Invece sul drogato, vabbè, un drogato. Cioè, secondo me questa è la cosa, che 40 anni dopo il vero problema è che tutti vedono il drogato come un essere umano di serie B. E questo è il punto. Perché se tu consideri quell'essere umano di serie B, giustifichi tutto questo. E no, questa cosa è disumana, cioè, non, no. Secondo me per quello diciamo, vabbè, le catene, ma serviva. Cioè, se lo fai a un malato di mente, sì, succede. Esatto. Cioè, quindi, no. È proprio quello. No, ma è ovvio che purtroppo qua si parla anche di una concezione su quanto nulla, da questo punto di vista alcune cose non sono affatto cambiate. E come appunto dicevi prima tu stessa di Cucchi, tanto un drogato di merda, un drogato in meno. Sì. Poi però, sì, drogati in meno, ma ti rendi conto di quello che è successo? E quello che è successo quest'estate negli Stati Uniti d'America, l'alt-right che dice un nero di meno. In che modo? Ma perché? Perché stava comprando un pacchetto di sigarette con $20 contraffatti, e quello che è successo ieri, cioè è ovvio che è una roba folle. Ed è come dicevamo prima, anche su come vengono trattate le donne. Prima leggevo un commento, vabbè, comunque se non c'è nessuna prova, questi sicuramente non erano stupri sistematici, qualcosa lo avrà inventato. È chiaro. È classico, perché ovvio. Le donne lo stupro se lo inventano, lo stupro certo. Se non c'è la prova, ma quale prova esattamente vuoi che ti porti? Cioè, che prova io ti dovrei dare? Magari neanche te lo ricordi, Gabri, questo è il punto. Magari tu non te lo ricordi, capito? Questo è il punto. Quindi dico questo e poi me ne vado, che così vi lascio fare, che sto rompendo le balle. Allora, io ho visto siamo anche arrivati in fondo, sì, Gabri, sì, siamo arrivati in fondo. Ah, ok. Sulla storia delle prove, sempre nell'intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto a Neri, c'è scritto che in realtà Netflix, che tra l'altro ricordiamo l'ha fatto una serie di documentari incredibili, veramente secondo me i documentari sono l'eccellenza di Netflix, c'hanno un codice molto rigido per realizzarli, ovvero tutto quello che va a finire in un prodotto loro documentario d'inchiesta deve essere provato almeno da 3 fonti diverse accertate. Quindi se qualcosa è finito nel video, vuol dire che c'erano almeno 3 prove inconfutabili a provarlo. Ecco, questo magari quindi è il motivo per cui ha parlato così poco della parte delle violenze sessuali. Sì, esatto. Però la cosa dell'anello, quando hanno trovato il video, cioè quando hanno trovato il video allora l'hanno messo, quindi... Sì. Esatto. Sì, infatti, perché prima viene raccontato e poi invece si vede il video, però all'interno di un altro contesto, il video dell'anello.
Comunque, alla fine di tutto è un ottimo prodotto. Ripeto, pure secondo me c'è stato un momento in cui prende una sfumatura più sulle ombre che sulle luci, e sicuramente c'è, bisogna anche scindere una cosa: gli anni di allora e gli anni di adesso. È ovvio che lo guardiamo, soprattutto io e Valentina, con una consapevolezza differente del fatto che adesso sarebbe completamente intollerabile. Negli anni 70, negli anni 80, mi rendo però conto che effettivamente una persona come Muccioli è stata la chiave di volta per una situazione devastante, che poi il tutto, la storia alla fine è la storia di un delirio di onnipotenza, perché non è tanto poi alla fine San Patrignano, e quanto Vincenzo Muccioli si sia fatto consumare da se stesso, yeah, e dal potere da cui è stato investito, dagli altri. Ed è molto, sono stati molto bravi secondo me a trattarlo, l'hanno fatto veramente in ottimo modo, è veramente un bellissimo prodotto, sì, al di là di tutto quanto, e soprattutto il lavoro di ricostruzione storica, di immagini, che è molto molto figa, molto, ecco, molto bella. Su questo mi piaceva una polemica che leggevo stamattina, cioè sul fatto che tutto questo enorme documentario che dura fondamentalmente è un documentario di 5 ore, no? Di cui 3/4 sono immagini di repertorio, per cui la polemica era, sono tutte immagini delle teche Rai, tutte, quindi se tutto è stato comprato dalla Rai per una cifra che è attorno ai 500.000 euro, la polemica era: ma cavolo, ma questa qui è una roba che doveva fare la Rai, non Netflix, no? Lo doveva fare il servizio pubblico, che invece non sta più producendo questo tipo di produzioni, nonostante abbia in casa una quantità sconfinata, un archivio sconfinata, che sono le teche Rai, da cui si potrebbe attingere gratuitamente per la Rai, ovviamente, e invece non si fa. E qui c'è tutta la polemica sull'Andreatta, che è passata da Rai Fiction a Netflix, e sul fatto che non ci sia un degno sostituto, e sul fatto che appunto era una roba che doveva fare servizio pubblico e non doveva essere a pagamento su Netflix, ma doveva essere su Rai 1 tutti i venerdì per 5 venerdì, questo dovevano fare, sì, però vabbè, sì, sì, è andata così. Però insomma, la polemica secondo me ci sta. A voglia. Poi certo, ci sono un sacco di interessi, oltre al fatto che la Rai servizio pubblico non lo fa più da non so quanti secoli praticamente, però è anche vero che, voglio dire, secondo me il documentario a un certo punto te lo dice anche perché non va sulla Rai, perché non gioca completamente a favore. Un problema politico, chiaramente, un problema politico. Non mi basta, no? Cioè, non mi basta. Beh, certo, ovvio. Per la Rai lavorano assunti a tempo pieno 1700 giornalisti, e che su 1700 giornalisti non ce ne siano 3 o 4 che siano in grado di mettere in piedi una produzione di quel tipo, che è tutta, lo ripeto, tutta basata sulle immagini teche Rai, che senza di quelle avrebbe fatto cagare il documentario, sarebbe stato solo semplicemente 4 interviste con dei primi piani. Invece grazie a quello è veramente lo step in più, no? Cioè, per ogni roba te la fanno vedere. Io sono rimasto veramente in merda. Hanno delle immagini incredibili per ogni situazione raccontata. C'è l'immagine, c'è il video. Ma com'è possibile? Comunque, molto, molto era anche dell'archivio dello stesso Red Ronnie, che okay, ha fornito un sacco di video, e poi se n'è pentito. L'archivio di Red Ronnie, hai visto che sta sempre col microfonino, andava sempre a fare interviste, sempre. Immagini, cioè lui lavorava per la Rai, non è che... Sì, certo. Torniamo sempre lì. Ma infatti che dopo Red Ronnie racconti oggi che sono immagini riprese da lui, quindi su, è un altro discorso, ma io credo che sia tutto quanto Rai, o comunque gran parte è Rai. Non voglio dire minchiate, ma quello che ha fatto dopo con Telemonte Carlo eccetera, cioè Roxy Bar e compagnia, è roba molto più recente, credo, non lo so, Poi in realtà extra ci sono le foto di quel giornalista a un certo punto che fa vedere un po' di foto, che tra l'altro è quello mostrate, con cui mi trovo più d'accordo, tra l'altro lui, quello che ha nel mezzo, esatto, un pensiero molto lucido. Chi dici?
uno dei giornalisti che più parla, quello che fin da subito si è occupato della situazione di San Patrignano, scrivendone tanto bene quanto male, a seconda ovviamente dell'opinione di quel momento. Lui dice alla fine, dice, io odio chi ne parla solo male e odio chi, ne parla solo bene, certo, esatto. Comunque, se non l'avete nominati, li nomino io, così, che Cosima Spender, che è la regista, e soprattutto sì, Bonelli, che è il montatore, secondo me hanno fatto un lavoro incredibile. L'entrata in scena di Red Ronnie pare una roba, la scena finale con l'ex ufficio stampa ridotto a un'ombra che va verso il mare, secondo me hanno fatto un lavoro artisticamente molto interessante. No, sì, non volevo togliere niente chiaramente al merito di chi ha lavorato per 42, che è la casa di produzione, e di conseguenza per Netflix. Quello che volevo dire, che leggevo in questo articolo su Business Insider, credo, è che la polemica ci sta tutta, perché aver fatto produrre questa cosa qui a qualcun altro, per me è un enorme demerito della RAI, o comunque del servizio pubblico italiano. Questo volevo però dire. Sicuramente hanno fatto un lavoro su, è proprio, si vede che comunque c'è una matrice da parte di Netflix, perché ormai da The Last Dance i documentari hanno questa struttura narrativa così intrigante, carismatica, interessante, soprattutto magari su aspetti che puoi tanto conoscere quanto no, senza rendere, no, il classico documentario pesante, che palle guardarmi un documentario. Invece io l'ho trovato davvero davvero straordinario, quindi molto bravi. Leggevo, evidentemente anche Red Ronnie aveva sue immagini, che quindi ha venduto a Netflix, quindi buon per lui. Come faceva le interviste, c'è un momento in cui io ho detto, ma perché? Vabbè, questo non c'entra niente, è proprio una quando roba è seduto mia. Sulla scrivania, vero? Quando è seduto sulla scrivania, che cazzo stai facendo? Perché? Vabbè. Ma questa è un'altra personaggio. Anche tu, Vale, la prossima volta piazzi la camera. Esatto, tipo, così una coi piedi. Minigonna. Ti piazzi sulla scrivania, gambe all'aria, così facciamo Red Ronnie. Giustamente dice Christian, doveva fare il giovane. Esatto, era giovane. Sembrava anziano, ma aveva avuto 30 anni di Red Ronnie, perché sì, ne sì. Adesso 70, quindi più o meno. Oh, comunque il papà di Andrea De Locu si mantiene sempre molto bene, incredibile, cioè un uomo molto particolare. Allora, altra cosa che mi è, la lancio qui come Red Ronnie sulla scrivania, ma perché il padre, il signor De Locu, a un certo punto Muccio gli fa fare la guardia del corpo ed è acchittato come Stallone in Cobra? Che meraviglia! Perché? Anche lì, se ci pensi, questa gente che passa da essere, cioè, diciamo, da avere un problema, non averlo più, ed è diciamo, improvvisarsi in una nuova professione, è chiaro che poi succede quello. Quella cosa comunque è bellissima, cioè è vero, cioè sono immagini vere, quelle quando fa vedere che spara, che si mette nelle porte, cioè non è costruito, regà, non l'hanno girato ieri, quelli sono immagini degli anni 80. Certo. Quelli lì fanno parte, quelli lì sono immagini probabilmente di repertorio Rai, in cui veniva raccontato la quotidianità di San Patrignano, chiave iperpositiva, chiaramente, certo, che sia. Tra le varie cose c'è anche De Locu che spara le lattine e fa vedere che quanto meraviglia. Che rotola! Sì, è proprio buon Rambo, sì, è proprio Rambo, che meraviglia, sì, incredibile. Vabbè, gli anni 80, i magici anni 80, quello. Ed è propaganda comunque, anche molta propaganda, certo, per far vedere. Ma è normale, è giusto. Soprattutto, no? È giusto, ma anche, però avevano già iniziato ad avere i primi colpi. Guardate come qui va tutto bene. Sì, ma c'avete le sbarre, i puntiglioni, il filo spinato. No, ma non devi guardare quelle cose. No. Anche a Gardaland ci sono le recinzioni, no. Non devi guardare quello, no, guarda di là. Guarda di là, esatto. Mi ha ricordato un'altra cosa, però non voglio fare questi paragoni estremi, ma mi ha ricordato un'altra cosa anche. Comunque,
Vabbè, insomma, chi erano quelli che facevano vedere, guardate quanto è i nostri bellissimi parchi dove potete riposare tranquillamente, sì, per sempre potete riposare. Vabbè, anche lì... Però i filmati dell'epoca di come erano sì. belli i campi. Ci mancava veramente la scritta campi. Il lavoro nobilita l'uomo, no? Esatto, prende liberi esatto. E poi dopo avevamo chiuso il cerchio. Vabbè, comunque. Va bene, estremo forse, però dire che Valentina abbiamo fatto un commento in privato che però non allunghiamo qui la polemica, c'è infatti no, nel secondo episodio l'approvazione di Montanelli, il fatto che già Montanelli approvi no, già quello secondo me però non quello era un uomo di altri tempi che parlava in altri tempi, no? Cioè era, che era meraviglia, no? Cioè un ex camicia nera che parla durante gli anni 70 di un argomento di cui non sa nulla e di cui comunque erano tutti completamente spiazzati, per cui è proprio l'ultima persona da ascoltare. Anche quello è un filmato... Anche quello filmato di Red Ronnie. E Red Ronnie continua a dire sì, cioè quell'intervista è mia, pure Montanelli approvava. E io vabbè, mo lo dico, quando vedo Montanelli che dice ma come il tempo del fascismo, giusto? Capito. Quando nel documentario si sente quella frase ho detto ok, allora c'è qualcosa che non va. No, vabbè, era proprio demenziale. Faceva bene. Va bene, insomma. Ragazzi, grazie mille. Mi sembra di capire che la live sia piaciuta a tutti quanti perché veramente un sacco di commenti. Dai, con le luci. Dai, sono felice. Era un bellissimo argomento di cui parlare, insomma. E secondo me la serie ti dà veramente un sacco di spunti di riflessione molto, molto interessanti. Va bene. Anto, Vale, grazie mille. Ragazzi, ciao. Grazie mille a voi, vi salutiamo, è stato bello. Sampa, Luce e Ombre di Patrignano, lo trovate su Netflix, se ancora non l'avete visto. Binge Stream torna, penso settimana prossima, non vediamo. Ciao. Ciao.